adesso lascio la parola al dottor Angelo Sacco, connesso da remoto, sui rischi professionali e la sorveglianza sanitaria nel comparto, direttore Servizio Prevenzione e Protezione e Sicurezza Ambiente ASL Roma 4. Prego, buongiorno, c'è? Dottor Buongiorno, Sacco, salve, buongiorno, ben arrivato. credo si veda la presentazione che ho appena condiviso. Sì, prego. Benissimo, allora grazie intanto agli organizzatori per aver coinvolto la nostra ASL, l'ASL Roma 4, che è immediatamente e topograficamente contigua all'ASL di Viterbo, con la quale poi collaboriamo ormai da tempo. Allora, il mio compito è quello di illustrare i rischi professionali e la sorveglianza sanitaria in un comparto così complesso, così caratterizzato e così variegato. Ora, alcuni dati così di contesto per capire l'antefatto e un pochino anche, comprendere le deduzioni alle quali arriverò nel corso di questa mia breve conversazione. Diciamo, si tratta di un comparto caratterizzato da aziende molto, molto piccole, da microimprese, molte delle quali non hanno dipendenti e che impiegano molto spesso i familiari nelle attività produttive. Comparto gravato, come è già stato detto ampiamente nel corso di questo convegno, e verrà, credo, ripetuto anche più volte, da grandi e gravi, da un grave impatto infortunistico. Pensate che, insomma, gli infortuni mortali nel comparto dell'agricoltura è più del doppio rispetto a quello, del comparto dell'industriale. Questi sono dati INAIL recenti attinenti alla relazione annuale del 2022. Ma si presume anche elevato il comparto delle malattie professionali, per quanto il fenomeno sia però ampiamente sottostimato. Peraltro c'è una notazione da fare: non solo le malattie professionali nel comparto dell'agricoltura vengono denunciate raramente, ma di quelle denunciate l'INAIL ne riconosce una piccola parte, poco più di un terzo. Considerate che ormai l'INAIL riconosce circa il 40-45% di tutte le malattie professionali in tutti i comparti produttivi. E quali sono le malattie professionali più frequenti che si osservano nel comparto dell'agricoltura? Questi sono dati Malprof recenti: sono le malattie muscoloscheletriche, l'ipoacusia, le malattie del sistema respiratorio e i tumori. Non sono dissimili dalle malattie che si osservano nell'industria. Non a caso, ormai da più di 30 anni si attribuisce questo dato al fenomeno della industrializzazione dell'agricoltura. L'uso, sempre la meccanizzazione di buona parte delle attività agricole po ha portato sostanzialmente a una sostanziale sovrapposizione della qualità degli effetti che si osservano sui lavoratori agricoli. Quali le peculiarità del settore? Queste non possiamo non dimenticarle: frequente impiego di manodopera svantaggiata, donne, soggetti provenienti da altri paesi, lavoratori con regimi contrattuali particolari, lavoratori anziani. Ecco, questo è un comparto nel quale lavorano assai frequentemente soggetti ultra sessantenni e ultra sessantacinquenni. Elevato turnover dei lavoratori che spesso migrano da un'azienda all'altra e da un territorio all'altro. Lavorazioni che si svolgono in aree rurali, lontane da centri abitati, con grande variabilità delle condizioni di lavoro e dei rischi, con commistione della vita privata, attività domestiche e attività lavorative. Qui il concetto della One Health risulta determinante ai fini della prevenzione degli effetti, dei rischi lavorativi e non sulla salute di questi lavoratori, interferenza delle abitudini e degli stili di vita sugli effetti dei rischi professionali, insufficiente percezione del rischio professionale, come avviene per gli agenti chimici e per gli agenti biologici. Ho visto che c'è una relazione nel pomeriggio che attribuisce al rischio biologico l'entità di un rischio invisibile. Ebbene sì, questo rischio è ampiamente sottopercepito.
dai lavoratori la scarsa o nulla attenzione ad alcuni rischi resi ancora più insidiosi dai cambiamenti climatici. E non parliamo soltanto delle temperature estreme, ma parliamo anche del maggiore effetto patologico sulla cute indotto dalla radiazione solare per via dell'assottigliamento dello strato di ozono. Le suddette peculiarità rendono complessa e dunque assai spesso assente la valutazione dei rischi, la formazione, l'informazione, l'addestramento di questi lavoratori, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione primaria, la scelta e l'uso appropriato dei DP, la sorveglianza sanitaria, l'organizzazione del primo soccorso e la gestione delle emergenze sanitarie, l'accesso alle pratiche delle vaccinazioni. Ecco, diciamo, per quanto attiene al primo soccorso, l'aspetto è stato trattato nella relazione della dottoressa Presto, la quale ha parlato di difficile raggiungibilità di questi ambienti di lavoro in caso di evento infortunistico, in caso di malore. Ecco, nonostante ciò, nonostante tutto quello che abbiamo detto, la normativa di prevenzione palesa evidenti lacune. Benché essa si applichi a tutte le tipologie di impresa, a tutti i rischi e a tutti i lavoratori, esclusi i domestici. Nonostante questo, i livelli di tutela sono assai diversi in relazione al tipo di azienda e, come vedremo, anche in relazione al tipo di contratto di lavoro. Infatti, la gran parte degli obblighi indicati dal Decreto 81 riguardano le sole imprese che occupino i lavoratori, quelli definiti dall'articolo 2,1, lettera del decreto 81. Viceversa, per i soci di società, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori, quindi anche i coltivatori diretti, sono previsti soli obblighi di utilizzare le attrezzature di lavoro e di munirsi dei DPI secondo le disposizioni del titolo terzo dello stesso decreto 81. Mentre è facoltativo, dice la norma, da esercitare a proprio carico il beneficiare della sorveglianza sanitaria e il partecipare ai corsi di formazione. In realtà, nel comparto, l'obbligo normativo relativo alla sorveglianza sanitaria e alla formazione sussiste oltre che per i lavoratori dipendenti e per quelli equiparati, anche per i lavoratori stagionali. In quest'ultimo caso, gli stagionali, cioè, la norma include i soli lavoratori occupati per meno di 50 giornate l'anno e che svolgono attività che non comportano esposizione a rischi specifici. È di tutta evidenza che i lavoratori stagionali utilizzati nel comparto, benché per breve periodo, sono comunque esposti a rischi specifici, perché operano in ambiente outdoor, sono addetti alla raccolta manuale o meccanica, alla semina, alla potatura, alla guida di automezzi, quindi con conseguente esposizione a rischio biologico, chimico, da movimentazione manuale dei carichi, con poi la possibilità di infortuni sul lavoro. Pertanto le aziende che impiegano i lavoratori stagionali di fatto debbono nominare il medico competente. Rimane però esclusa la gran quota degli esposti, i coltivatori diretti e i loro familiari. E allora si può andare oltre la norma? Probabilmente sì. Alcune proposte che provengono dalla letteratura attengono pertanto a quelle aziende che non rientrano nel sistema di prevenzione disegnato dalla norma, e dalla letteratura viene proposta la costituzione di strutture basate sulla collaborazione di pubblico-privato, individuata appunto col termine di Basic Occupational Health Service sul modello finlandese. Esse garantirebbero un più semplice accesso alla sorveglianza sanitaria dei gruppi di lavoratori con dimensioni consistenti e dovrebbero essere sviluppate d'intesa con le associazioni di categoria, dei comitati paritetici e con l'apporto dei medici di medicina generale. Ancora migliore è l'idea di creare, come è avvenuto e avviene in qualche regione del nord Italia, i cosiddetti sistemi di prevenzione integrati territoriali, in grado di coadiuvare le aziende a valutare e gestire i rischi, organizzare la sorveglianza sanitaria, proporre strategie di promozione della salute, coadiuvare appunto le aziende a gestire le emergenze e proporre interventi di informazione, formazione e addestramento, raccogliere, analizzare i dati epidemiologici sui rischi, sugli infortuni e le malattie professionali. Altra problematica di rilievo, visto
visto che la grande frammentazione delle imprese e dei lavoratori sul territorio nazionale non consentono poi di avere un database che possa essere di una qualche utilità per poter trarre poi delle deduzioni, per fare delle analisi e poi poter trarre delle deduzioni. Allora, quali gli obiettivi della sorveglianza sanitaria nel comparto secondo l'approccio One Health? Beh, diciamo che gli obiettivi sono due, o meglio tre: la prevenzione delle malattie professionali, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la prevenzione della promozione e la promozione della salute. Prevenzione delle malattie professionali, dei disturbi muscoloscheletrici, quelli legati alla movimentazione manuale dei carichi, all'esposizione a vibrazioni per l'intero corpo o per il sistema mano-braccio, e quelle da movimenti ripetitivi dell'arto superiore, la sordità da rumore, le malattie polmonari da antiparassitari, agenti chimici e biologici, le malattie cutanee riconducibili all'esposizione alla radiazione solare e agli agenti chimici. Più di frequente questi due inquinanti, gli agenti chimici e la radiazione solare, contribuiscono in modo verosimilmente più che additivo alla causazione dei tumori della pelle, tipo il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare. Le malattie dell'occhio, in particolare del segmento anteriore dell'occhio e del cristallino, legata all'esposizione alla radiazione solare. E poi la prevenzione degli infortuni sul lavoro, legata all'esposizione a temperature estreme o comunque ad attività che comportano, diciamo così, l'utilizzo di strumenti per i quali è necessaria una, diciamo, sufficiente, adeguata capacità e idoneità lavorativa. E ancora la promozione della salute, della quale poi parleremo. Naturalmente la prevenzione delle malattie da lavoro in questo comparto passa attraverso lo studio accurato degli organi bersaglio, che sono per l'appunto il muscolo scheletrico, l'oculo visivo, l'uditivo, il tegumentario, il respiratorio, il cardiovascolare, e poi non bisogna dimenticare, come dicevamo, le malattie da agenti biologici. Importante la valutazione dell'idoneità alla guida, l'utilizzo di mezzi meccanici con esclusione di alcol dipendenza, la capacità di utilizzo di strumenti pericolosi come decespugliatori e motoseghe, che diciamo così, azionate da soggetti non perfettamente sani dal punto di vista neuropsichico, potrebbero creare degli eventi anche molto, molto gravi. Valutare ancora la copertura vaccinale contro il tetano e, se indicata, avviare la vaccinazione prevista addirittura da una vecchia norma che risale agli anni 60. Su questo punto vorrei spendere una parola in più, visto che oggi effettivamente la copertura vaccinale contro il tetano lascia molto a desiderare, visto che neanche più gli uomini sono coperti come lo erano nel passato, quando magari facevano il servizio militare e la copertura gli era rinnovata almeno all'età di 18-19 anni in quel contesto. Come organizzare la sorveglianza sanitaria? Beh, qui il comparto è molto diverso dal settore industriale, per la variabilità dei rischi, per il turnover dei lavoratori, per il grande numero di microimprese, per l'assenza di una sede di lavoro stabile e per il possibile pendolarismo. Di conseguenza va posta grande attenzione alla variabilità dei rischi rilevabile nel corso del sopralluogo e anche in sede anamnestica, ed essere sempre pronti a modificare il protocollo sanitario adattandolo alla situazione espositiva che si ha di fronte. Di conseguenza evitare la sovrapposizione di indagini invasive che magari richiedano l'utilizzo di radiazioni ionizzanti come le radiografie, promuovere la corretta tenuta dei documenti sanitari dei lavoratori e promuovere presso i lavoratori stili di vita salubri. Ecco, la promozione della salute, e mi avvio alla conclusione, anzi questa credo sia proprio l'ultimo argomento del quale vorrei trattare, la promozione della salute rappresenta un imperativo in questo, ma come ormai in tutti i comparti. Educazione sanitaria finalizzata all'abolizione del fumo, del consumo di alcol, l'educazione alimentare, l'idratazione,
la fruizione adeguata del riposo con il rispetto del ritmo sottoveglia, le vaccinazioni, eccetera. Lavoratori, quelli del comparto, di questo comparto, che sono gravati assai spesso da carente e inappropriato apporto alimentare. Si consideri che tutti questi fattori contribuiscono non poco nel determinismo delle principali malattie professionali che oggi si osservano nel comparto, che lo ricordiamo sono per la gran parte malattie work-related, cioè malattie correlate al lavoro, malattie già comunemente presenti nella popolazione generale, ma che trovano nel lavoro un elemento di aggravamento, di anticipazione cronologica dell'evento e che vanno pertanto prevenute, così come vanno prevenute le tecnopatie. E con questo vi ringrazio. Grazie al dottor Angelo Sacco.